Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Vi chiedo subito un grandissimo like anche per questo video perché è una nuova rubrica. L'ho voluta chiamare i Rivitalizzati perché intendo mettere quei giocatori che non hanno fatto bene nella vostra stagione e che secondo me potrebbero invertire la loro rotta in quest'anno. Quindi vi chiedo un grandissimo sostegno con i like. Mi raccomando, mettetemi anche un commento sia se la pensate come me, ma anche se la vedete diversamente, per farmi capire magari se sto andando nella direzione giusta o sbagliata, ma anche sulla rubrica, cioè se questa rubrica può essere interessante, perché ho visto che la rubrica quella sui giocatori, sui nuovi talenti che potrebbero esplodere nella stagione 2021-2022 sta andando veramente bene. Però vorrei capire anche se vi piace quest'altra rubrica, perché magari ogni anno, secondo me, è importante andare a indovinare chi magari ha fatto una stagione non brillante e che invece potrebbe farla quest'anno. Quindi lo pagate molto meno rispetto al suo valore. Quindi io sono sempre uno molto attento ai giocatori forti che magari hanno toppato nella stagione precedente perché pagandoli meno, magari posso avere un rendimento molto alto. Qui alla mia sinistra trovate la classifica e ha un suo perché. Andiamo a vedere il Verona di Juric, perché l'anno scorso, nella stagione appena conclusa, ha subito 48 gol. Però, voglio dire, è un ottimo risultato, perché se andiamo a vedere la Juventus solamente 10 gol in meno, il Napoli addirittura 7, però il Verona di Juric, voglio dire, giocava dietro con Magnani centrale, quando disponibile perché spesso era infortunato, Lovato, un giovane anche lui spesso con infortuni, Ceccherini, a volte veniva arrangiato o Faraoni o Di Marco nei tre dietro. Anche se secondo me Di Marco è più un esterno di centrocampo che magari un terzino, anzi uno che gioca nei tre dietro. E nonostante questo, secondo me hanno subito pochi gol rispetto magari a tantissime altre squadre. Questo cosa c'entra con i rivitalizzati? C'entra perché ora vi porto le Fanta medie voto. E anche le medie voto di questi tre giocatori del Torino di Juric. Il primo ha messo Izzo. Lui ha una media voto di 5,96 e una Fanta media voto di 6,14. Secondo me è stato uno dei difensori che più non hanno reso per le aspettative, perché secondo me con Juric, se lui è riuscito a fare quel lavoro con quel poco materiale che aveva in difesa, perché aveva perso l'anno scorso Rachmani, che voglio dire al Verona era diciamo un signor giocatore, Kumbulla che aveva fatto benissimo, nonostante questo non è che siano stati rimpiazzati con chissà quale nomi, hanno fatto bene. E quindi ora, secondo me, il Toro, nonostante abbia perso Sirigu, ma alla fine Juric dichiara il mio portiere titolare è Milinkovic, però hanno preso anche Berisha, che è un ottimo secondo nome, che secondo me, qualora Milinkovic non andasse bene, Berisha può rimpiazzarlo e anche molto, molto bene. E dietro i difensori possono giocare a tre con Izzo, con Kulu, e Bremer, che è l'unico dei tre che ha fatto una stagione positiva. Izzo e Nkulu invece veramente male. Nkulu addirittura Nkulu peggio ancora perché 5,64 di media voto e di Fanta media voto 5,67. E poi ci ho messo Singo perché diciamo è un giovane che secondo me può fare decisamente meglio. Magari non ha fatto malissimo, ma può fare decisamente meglio. Quindi partiamo da Izzo. Allora, Izzo è un giocatore che a me piace. Piace sia come persona che come giocatore. È uno che non molla mai.
È uno che si fa valere sia sui calci da piazzati, in cui lui il golletto lo mette sempre. E sotto la guida di Juric, secondo me, può migliorare tantissimo e può fare veramente bene. Anche perché lui in fase difensiva è forte. Poi, ovviamente, quest'anno è stato un anno un po' particolare, con tanti cambi di allenatore e tutto quello che volete. Però secondo me quest'anno, se Juric fa anche il 70% di quello che è riuscito a fare a Verona, il Toro dietro ha una grandissima difesa. Che poi Dizzo mi ha sorpreso perché a volte era partito malissimo, poi si era ripreso, ha fatto alcuni gol di seguito, è uno che ci dà sempre tutto. Quest'anno, secondo me, sia lui che Kulu potrebbero fare bene. Kulu addirittura una media vodo, diciamo, direi terribile. A me è un giocatore che piace, lo conoscevo già dal primo anno che è arrivato, infatti nella mia lega con i miei amici l'avevo preso e onestamente aveva fatto un bel campionato. Sono straconvinto che anche Kulu può fare bene. Io il Toro lo vedo molto bene perché hanno una base buona. È vero che hanno perso Siri, come ho detto prima, però la difesa è un loro punto di forza. E poi a gennaio hanno preso anche a centrocampo Mandragora, che potrebbe fare un bel filtro davanti alla difesa. E soprattutto poi i voti dei difensori, diciamo, sono molto influenzati dal risultato. Quindi se il Torino magari fa una stagione molto buona, ovviamente i voti di tutta la squadra è maggiore. E poi dicevo sul fatto di Nkulu, secondo me è uno che se sbaglia una stagione difficilmente l'altra la può sbagliare. E quindi sicuramente andate a pagarlo veramente poco, perché chi lo aveva sicuramente non lo rivorrà, in quanto magari i 5-5,5 sono stati tantissimi. E queste, mi sono dimenticato di dirlo, sono le medie voto, fante medie voto di fantacalcio.it. Ho lasciato per ultimo Singo. Allora, è un giocatore anche lui che a me piace tanto, secondo me. In tanti, io già dal chi mi segue su YouTube dall'inizio sa che avevo messo Singo come possibile rivelazione dal primo anno, appena esordito. E questo, secondo me, non ha fatto benissimo perché ha delle potenzialità incredibili. Cioè, lui è uno di quelli che può spaccare la partita, uno di quelli che può, con la sua forza fisica e con la sua corsa, determinare, non dico in ogni partita, ma in tante partite. Poi, se rimane un Belotti al Toro, col gioco di Juric, che alla fine i due esterni di centrocampo sono fondamentali, Faraoni da una parte e Di Marco dall'altra hanno fatto strabene, diciamo, Di Marco quest'anno e Faraoni 2 anni fa. E quindi secondo me potrebbe esplodere perché ha tutte le caratteristiche per fare bene. Magari non è un goleador, non è un difensore di quelli che ti fa chissà quanti gol, però soprattutto se avete il modificatore della difesa, un singolo se fa veramente bene magari vi può portare 6,5 e 7 in quantità industriale, e in più può fare tanti assist, quindi quello magari può essere la sua caratteristica principale. Ragazzi, con questo chiudo il cerchio di questo video e vi ricordo, se vi piace questa rubrica, lasciate un grandissimo like, iscrivetevi al canale, è gratis ragazzi ed è un supporto che date a questo canale. E altra cosa, commentate sia se condividete quello che ho detto, ma anche ditemi nei commenti se questa rubrica è interessante secondo voi, se vi piace o meno. Queste sono cose importanti per questo canale perché così so come dedicare il mio tempo su questo canale. Non è tantissimo, però voglio portare tanti contenuti per aiutarvi il più possibile. Con questo, ragazzi, è veramente tutto. Ciao ragazzi!